Ma che ci frega, ma che ci importa, se Ciro Mertens fa doppietta. E vai, vai, vai. Grande vittoria del Napoli, ragazzi, a Roma. Dopo Milano sbanchiamo anche l'Olimpico con una vittoria tutt'altro che brutta, una vittoria dove il Napoli ha comandato all'Olimpico un primo tempo perfetto, quasi perfetto, 30-40 minuti di fuoco, veramente di fuoco. Un Napoli che va a Torino tranquillo, sereno, si vedeva già dai primi minuti che non di quel Napoli avesse vinto, però insomma si vedeva che giocava tranquillo, giocava senza pensieri. Sapendo però allo stesso tempo che era comunque una partita importante, io sentendo su Sky gufare, cioè perché gufavano, perché quello continuava a dire: è rimonta della Roma, rimonta della Roma, Riccardo Trevisani, io ti adoro, però quando fai sti gufate, per favore, dai, ce la voleva proprio secciare, ce la voleva proprio secciare in qualunque modo. E alla fine abbiamo vinto lo stesso! Allora, ragazzi, con questa vittoria ci avviciniamo ancora al quarto posto. La Roma che conferma il suo momento no, negli scontri diretti, che non avevamo vinto neanche uno. E per come eravamo fatti noi, per come siamo fatti noi, diciamo che avevo paura, sinceramente, che la Roma vincesse il primo scontro diretto proprio con il Napoli. Ma non è successo! Non è successo! Perché il Napoli è entrato lì, carico, cattivo, pressava su ogni pallone, chiudeva ogni linea di passaggio. La Roma non ha fatto nel primo tempo niente. Nel primo tempo dominato. E Ciruzzo Mertens, ragazzi. Ciro è lui. Ciro è Ciro. Primo gol su punizione, bellissimo, proprio sulla giocata di Zielinski. Devo sottolineare la giocata di Zielinski, che è stato spaziale, proprio spaziale, veramente spaziale. Zielinski, grande partita anche di un immenso Kalidou Koulibaly, che si fa ammonire da scemo perché secondo l'arbitro era vantaggio su quel fallo su Villarreal di rigore, era vantaggio, era rigore, non fa niente. Giallo che tra l'altro gli costa la squalifica, quindi a Crotone non ci sarà. Ora senza Koulibaly sarà tosta, perché comunque Rachmani si è fatto male, Maximovic da solo non può fare niente. Vedremo se poi Gattuso vorrà mettere Di Lorenzo centrale o magari se si recupera Rachmani in qualche modo. E niente, ragazzi, grande primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo un po' abbassato i ritmi, ma la Roma non ha creato, cioè ha fatto più possesso palla, ma non ha creato tante occasioni, ha creato solo il tiro grosso di Castro per il palo di Pellegrini, questo. Poi il resto, la Roma zero ieri li abbiamo mangiati, perché il Napoli lo ha mangiato, si è divorato la Roma per tutta la partita. Non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto forse qualche errorino in difesa, ma niente di così rilevante. Forse quello di Koulibaly, che ha dato la palla a Pellegrini in occasione del palo. Però, ragazzi, Napoli, diciamo quasi, quasi, mi permetto di dire che è perfetto, perché finalmente si è visto un Napoli come a Milano, perché si è visto un Napoli coraggioso, propositivo, un Napoli che proponeva calcio, che giocava a calcio, perché il Napoli ieri ha giocato a calcio, a differenza della Roma che se, si è messo. Il Napoli, allora, la Roma ha questa caratteristica che negli scontri diretti si mette paura. E il Napoli ieri ha messo tanta, tanta paura, perché li abbiamo divorati dall'inizio della partita. Allora, non mi venite a dire. E le asse certo, certo, può influire su qualche punto di vista, ma non mi venite a dire che era un fatto, ma la Roma era stanca, ma mancava Mkhitaryan, mancava Smalling, mancava. No, non ci sono scuse, l'ha detto pure Fonseca prima della partita, lo disse pure Fonseca, che io personalmente stimo tantissimo, ma secondo me
non è più un allenatore da Roma e io lo dissi anche quando guardai, mentre guardavo la partita. Secondo me Fonseca non è un allenatore in grado di gestire la stanchezza dei propri giocatori. Fatto sta che il Napoli ne approfitta. Napoli, ieri tutti bene, Fabian Ruiz. Mamma mia. Isai, voglio, Isai, vogliamo parlare di Isai. Isai ha annullato l'attacco della Roma, annullato Pedro. Isai ha annullato Pedro. Annullato Pedro, Pedro a casa con Isai. Poi vogliamo parlare di Koulibaly che si mette a fare quei pezzi là in mezzo a tre e si piglia il fallo. Ma vogliamo parlare di questo? Voglio parlare un attimo di Osimhen. Victor, tu sei scemo, perché non ti puoi prendere un'ammonizione del genere. Le basi. Io capisco che vuoi entrare cattivo, ma non devi essere tu quello assatanato. Ragazzi, che vi devo dire? Vi ho detto tutto. Roma affondata. Abbiamo affondato anche l'Olimpico, diciamo che adesso siamo 2 settimane senza fare niente perché c'è la sosta. E noi, ci vediamo al prossimo video, magari un video dell'Italia.